Nei video precedenti vi ho presentato la mia nuova bici gravel e vi ho parlato di tutte le sue caratteristiche, quindi se non l'avete ancora visto mi raccomando cliccate il link qui sopra. Nel video successivo invece vi ho descritto nel dettaglio tutta la configurazione per fare cicloturismo, perché mi sto preparando per partire per il mio primo viaggio in bici gravel, destinazione Isola d'Elba. Oggi, come promesso, sono qui a preparare tutta l'attrezzatura che porterò con me e poi faremo le valigie insieme. Preparare la roba per un viaggio è sempre un momento piuttosto delicato, perché da una parte abbiamo paura di dimenticarci qualcosa di importante e dall'altra invece c'è il rischio di portare troppa roba con noi, e specialmente in un viaggio in bici tutto il peso che abbiamo con noi si farà sentire ad ogni pedalata. Se anche tu vivi questo momento d'ansia prepartenza, questo video è fatto apposta per te, perché ti darò qualche suggerimento su come riempire quelle borse. Allora, innanzitutto stiamo tranquilli, perché viaggiando d'estate non c'è il rischio di sovraccaricare le sacche con gli indumenti. Quindi io mi porto dietro 3 o 4 magliette, 3 o 4 capi intimi che poi potrò lavare e riutilizzare. Per la bicicletta cercherò ovviamente di portarmi dietro qualcosa di tecnico, con questo tessuto che si asciuga facilmente, con il fondello e il solito tessuto, diciamo, fatto apposta, che trasuda e poi asciuga facilmente. Una è un indumento sempre tecnico un po' più pesante, e la giacca antivento e antipioggia, che poi posso piegare facilmente e riporre in poco spazio, quindi è importante che scegliate qualcosa di compatto. Ho il copricollo, gli occhiali da ciclismo con le varie lenti, questi sono molto funzionali alle varie condizioni del sole, e i guanti per non diciamo sovraccaricare i polsi, stressare troppi i polsi se ci sono molte buche. Quasi dimenticavo il cappellino da tenere sotto al casco, ovviamente. Poi, visto che stavo andando al mare, mi sono preso le pinne del Decathlon e il kit per fare snorkeling del Decathlon, 10 euro. Vi consiglio, come ultima cosa, se prendete un accappatoio con voi, di prenderlo in questo tessuto, perché sta in poco spazio e poi asciuga velocemente, molto sottile. Non sarà al massimo del comfort, ma sicuramente sta in meno spazio. Stessa cosa vale per il telo da mare, super sottile e in poco spazio. Le scarpe che utilizzo hanno l'attacco per i pedali, ve le avevo mostrate nel primo video, e sono anche molto comode per camminare, però ovviamente se devo fare dei trek o delle camminate più pesanti, ho anche un paio di scarpe da ginnastica normale. Ecco qua, se voglio essere comodo, quindi un paio di scarpe ce le indosso e le altre nella sacca. Passiamo alla roba che ci interessa di più, il campeggio. Allora, sacco a pelo estivo, occupa poco spazio, anche questo. Materasso, allora, sono passato da un materasso super base come questo, un materassino gonfiabile da piscinetta, a un materasso un po' più tecnico, che mi possa permettere, insomma, dopo una lunga giornata di bici, di stendermi e stare anche un po' comodo, perché comunque la schiena ne risente. Per quanto riguarda la tenda, sono passato dal modello tenda trekking a un modello tenda tradizionale, questo perché essendo in due a viaggiare, viaggiamo in due, nonostante questo modello sia per due, poi non rimane molto spazio per muoversi e per prendere le cose in tenda, quelle che ci servono. Invece la tenda tradizionale è molto più comoda. Adesso la prendo. Ecco qua la tenda, sì, è più grande, ma il peso più o meno è quello, e comunque una volta parcheggiata sul portapacchi posteriore l'ingombro non è più un problema. Una cosa per me fondamentale quando si fanno questi tipi di viaggi in bicicletta è poter cucinare, quindi poter essere autonomi con il proprio fornelletto a gas. Tutta sta roba l'ho presa da Decathlon, questo dura un sacco, ci fate più di una settimana di cucina, e pure questo ho preso da Decathlon, è una pentola e una padella, che bene o male io uso solo la pentola, e questa la uso un po' come coperchio, ma potete utilizzare entrambi. E poi questo è comodo perché all'interno posso metterci qualche vasetto, sale, zucchero, il caffè, eccetera. Poi potete richiudere tutto mettendo il manico della pentola, la padella qua, e richiudendo in questo modo.
Ora nella sacca posteriore sinistra terrò soprattutto quello che è il vestiario, mentre in quella destra terrò tutta la roba indispensabile per il campeggio, la tenda con il telone sul portapacchi posteriore, il materasso lo fisso davanti mettendoci una sacca impermeabile proprio sotto al manubrio. E poi ci sono alcune cose che chiaramente dovrò tenere un po' più a portata di mano e magari metto nella sacca anteriore di destra, quella che avevo detto appunto, dove ci metto anche alcuni attrezzi della bici, cose che devo tenere a portata di mano, quindi la giacca impermeabile se viene a piovere, con i pantaloni impermeabili, questi sono utilissimi, e i vari lucchetti della bici e altri attrezzi che ho mostrato in precedenza. Ma adesso andiamo a stendere tutto quanto sul letto per farci un'idea di qual è il volume di tutta la roba che mi sto portando dietro e poi vediamo se tutto quanto riesce a stare nelle borse. Anteriori conservo tutti i dispositivi elettronici, soprattutto quelli che utilizzo per filmare, quindi se anche tu ami fare video di viaggio vorrai sicuramente sapere quali sono le attrezzature che utilizzo. Per fare filmati in bici abbiamo senz'altro bisogno di qualcosa di comodo, piccolo e maneggevole. Per questo motivo le action cam fanno al caso nostro. Io utilizzo una GoPro Hero 7 Black e una GoPro Hero 8 Black, che è quella che sta riprendendo in questo momento. Questi due modelli sono sensazionali perché sono i primi ad avere uno stabilizzatore interno per eliminare quelle fastidiosissime vibrazioni che si hanno durante i filmati. Pensate, prima dovevo utilizzare un gimbal accessorio per ovviare a questo problema, ma ora sono più che soddisfatto del risultato. Con la GoPro mi porto sempre dietro due tipi di custodie. Questa è completamente impermeabile, che mi permette di proteggere l'obiettivo e di fare riprese subacquee, ma anche questa custodia tradizionale, che è una lascia completamente scoperta, ma mi permette di registrare l'audio ad una buona qualità, cosa che non avverrebbe in questo caso. Io mi porto sempre dietro una valanga di batterie quando viaggio, questo perché non ho sempre l'opportunità di caricarle e perché comunque 4-5 durante la giornata ne utilizzo. Solitamente le metto in un taschino sul telaio della bici e poi utilizzo un'altra tasca per mettere quelle che ho usato, senza ovviamente mischiarle. Vado subito a mettere l'incarica prima di finire le valigie. Come utilizzo la GoPro durante i miei viaggi in bici l'ho mostrato nel video precedente, ma adesso abbiamo un po' l'opportunità di andare a vedere queste attrezzature più da vicino. Innanzitutto le riprese più importanti le faccio dal casco della bici montando questo strap. Ho fatto un video molto tempo fa in cui mostro come montare questo strap, come utilizzarlo, e potete andare a cliccare nel link qui sopra per vederlo. Questo è sicuramente il sistema di ripresa che preferisco perché mi consente di restituire nei video ciò che esattamente osservo durante il viaggio, quindi ad esempio se vedo un paesaggio alla sinistra e mi giro verso sinistra a guardare, il video restituirà fedelmente ciò che sta accadendo intorno a me. Oppure posso togliermi il casco, tenere la bici con una mano, quindi da fare in un momento tranquillo, e andare a fare una panoramica di ciò che vedo. Oppure, terza possibilità, posso riprendere me stesso con uno sfondo alle spalle che mi interessa particolarmente, o posso parlare durante il video in questo modo. La seconda GoPro è agganciata alla bici tramite questo sistema di fissaggio. Questo è solamente quello di riserva perché quello originale è montato sulla bicicletta in questo momento, quindi è agganciata al manubrio e può girare e ruotare di 360 gradi in modo da poter filmare sia davanti a me che a fianco, oppure inquadrare me stesso. Ovviamente porto con me il classico bastone selfie estendibile
che posso anche, a cui posso anche agganciare il mio treppiedi per posizionare verticalmente, fare filmati al mio passaggio in bici, ma soprattutto fare delle foto. Questa è l'ultima cosa che utilizzo con la mia GoPro. Si tratta di una pettorina che posso indossare molto facilmente per ottenere riprese dove vedrete braccia, il manubrio e ovviamente la strada davanti a noi. Permette di entrare molto nell'azione e fa molto videogame in realtà. Si avvita facilmente in questo modo e poi potrete orientare la telecamera come preferite. Ovviamente valutate se volete una ripresa più globale o una ripresa direzionata proprio al percorso un po' più in basso, perché ovviamente voi sarete piegati in avanti. Chiudiamo per un attimo l'argomento GoPro e passiamo al drone. Bene, da un anno a questa parte ho comprato il drone e devo dire che da quel momento le mie riprese sono veramente svoltate. Lo consiglio a tutti, soprattutto per chi ama fare video, e vi posso anche consigliare questo modello, che è un DJI Mavic Mini. Perché questo modello? Perché è ben lontano da essere un drone super professionale di quelli che costano 1200-1300 euro. Costa tipo 400 euro, poco di più, un po' di più se comprate la combo con tutte le batterie, ma ve lo consiglio perché ovviamente le batterie hanno un'autonomia di mezz'oretta ciascuna e se fate 3 riprese al giorno almeno avrete bisogno di 3 batterie. La cosa più bella di questo drone è che è estremamente piccolo, perfetto per viaggiare. Io lo metto nel taschino della mia bici, proprio sul telaio, lo tengo lì a portata di mano per i miei video. E soprattutto pesa meno di 250 grammi. Cosa significa? Significa che avrete molte limitazioni in meno per il volo e non avete bisogno neanche di una patente, insomma. So che può spaventare pensare di manovrare un drone, ma davvero lo possono guidare tutti, è facilissimo, bisogna solo prenderci un po' la mano le prime volte. Allora, per il trasporto ovviamente abbandono la scatola originale che è gigantesca. Ho comprato queste due custodie, una per il drone, una per il telecomando, magari quando lo voglio mettere via, lo voglio mettere nelle sacche. Sono fatte apposta per questo modello. Proverò a mettere il link in descrizione, troverete tutti i link di tutti i materiali e attrezzature che vi ho presentato in questo video in descrizione. Questo è per il drone, molto più compatto, lo metto dove voglio. Questo per il telecomando, che non è neanche necessario perché è sicuramente meno delicato il telecomando del drone. Notare che sul telecomando ho attaccato questo per poterlo agganciare alla bici, una cosa che ho mostrato nel video precedente, sempre dove mostro le attrezzature da cicloturismo. Chiudo anche questo qui e le batterie le tengo a portata di mano, stesso discorso che ho fatto per le batterie della GoPro. Ovviamente mi devo portare dietro il cavetto per collegare il telecomando al drone, ne ho due, non si sa mai che smette di funzionare perché poi piango. Qualche ala di riserva e ovviamente tutti i pezzettini che mi servono, eventualmente joystick e tutto quello che serve in caso di guasto. Ovviamente mi devo ricordare di portarmi dietro qualche strumento per andare a fare le riparazioni. Nell'altro video ho mostrato anche come aggancio il telecomando del drone al manubrio della bici. Ora vi mostro da vicino qual è il supporto della GoPro che utilizzo per attaccarlo al manubrio. Questo, fra l'altro, state attenti a non stringerlo troppo perché ne ho già rotti più di uno di questi cosi. Basta non stringerlo troppo e non serve andare a stringerlo troppo. Ci ho messo un po' a capirlo, alla fine l'ho capito. E poi dopo questo, perché ovviamente abbiamo bisogno di incastrare il telecomando, quindi doppio aggancio. Mi raccomando, portiamoci dietro tutti i pezzi di ricambio necessari per la GoPro, per gli attacchi, quello per il drone, quello per la GoPro che gira sul manubrio, le varie viti e ovviamente anche per lo strap, per il caricabatterie, con tanto di viti, cacciaviti, eccetera, per aggiustarsi, sacchettini, custodie varie per non lasciarli liberi in giro. Poi ho una custodia dove tengo l'SD di ricambio per drone e GoPro e tutti i cavi per cellulare, GoPro, portatevene un po' di ricambio anche voi. Ovviamente tutto ciò richiederà un consumo esagerato di elettricità, quindi vi consiglio di prendere
caricabatterie adatti con più prese USB, ma soprattutto di portarvi dietro un po' di power bank. Adesso queste sono troppe, probabilmente lascerò a casa questa qua più grossa e anche questa, per avere queste due sul telaio della bici e questa nel marsupio sempre a portata di mano. Sono poi degli attrezzi indispensabili per la bici che devo tenere a portata di mano e che quindi andrò ad alloggiare sulle varie sacche che ho disposto nel telaio della bicicletta. A partire dalla camera d'aria che metto in questa sacca sotto alla sella, con tutto il kit di riparazione ovviamente. Poi ovviamente la pompetta per gonfiare la camera d'aria una volta cambiata. E se me la vedo brutta, anche la bomboletta spray per le forature. Mi sono fatto due kit di strumenti molto utili mentre vado in bici. Quindi questo è uno e questo è l'altro, dove posso, spingendo questo pulsante, sollevare questo aggancio, dove puoi andare ad inserire tutti i vari tipi di chiave per il cacciavite. Molto utile, eh? Poi c'è anche un coltellino, due coltellini, questo e questi affari qua che non so bene dove ne avrò bisogno, se ne avrò mai bisogno, però è bello averli. Poi abbiamo le luci anteriore da agganciare in questo modo al manubrio e posteriore da legare al tubo della sella, ma in caso di carico sul portapacchi posteriore meglio metterli sul carico oppure lateralmente. E infine le corde elastiche perché servono, sono necessarie per fissare il carico sempre del portapacchi posteriore, quindi la tenda, il telone, eccetera.